Buona giornata, bentrovati, buon caffè a tutti, Ezio, e buona mattinata anche a te. Buona mattinata Massimo, buon mercoledì a tutti gli amici di Juventus, una signora per due. E beh, oggi è giornata di Lecce, no? Si va a Lecce, si gioca a conferenza stampa di Massimiliano Allegri che come al solito su Lecce ha avuto le solite dichiarazioni che ha nei confronti di altre squadre, bisogna rispettarle, insomma, le varie cose che siamo abituati a sentire, ma anche... Non si può vincere sempre, non si può perdere sempre, ma anche una domanda che poi era riferita a quella che è la situazione Juventus, e lì ha detto: beh, ne parleremo a bocce ferme, Ezio. Ma allora, guarda, Massimo, intanto è il Lecce che viene da noi. Sì, giusto, giusto. Oggi sono un po' confuso. Capita. Ci siamo già andati e non è che meritammo di vincere. E fu la partita che permise a Fagioli di rimanere a Torino. Sì, ho sentito lo sketch. Oggi tutto all'insegna del solito quieto vivere, di nuovo un meraviglioso salottino Sì. senza domande imbarazzanti, la solita presa in giro con evasione delle domande, incongruenze a manetta, perché ho sentito dire che siamo in corsa per tre obiettivi, mi sfugge quale sia il Ah, no, è terzo. vero. Ho sentito che qualcuno ha chiesto legittimamente un bilancio delle sue prime 100 partite della sua seconda era in bianco nero. La centesima partita è stata appunto disputata sul campo del Bologna. Ovviamente o ha capito niente o ha fatto finta di non capire, perché si è rifugiato con la solita scusa per cui, insomma, i bilanci si tracciano a fine stagione. Sì. Ma gli era stato chiesto delle sue prime 100 partite, non gli è stato chiesto della stagione. Ma insomma, intanto sappiamo perfettamente qual è il livello comunicativo del soggetto, per cui insomma di calcio non si parla mai. In realtà queste conferenze dovrebbero servire a presentare l'avversario e l'atteggiamento anche morale, oltre che tecnico e tattico, con cui la squadra dovrebbe scendere in campo. Ma ovviamente niente di tutto questo. Abbiamo scoperto che Lecce disputa un campionato per salvarsi, Sì, abbiamo scoperto che certo. Lecce merita rispetto Sì. Poi e che abbiamo raggiunto l'obiettivo dei 60 punti. Ma la cosa, intanto, che non possono essere un obiettivo. In secondo luogo, la cosa scandalosa, che io trovo scandaloso, è sentir dire che abbiamo mosso la classifica, ma la classifica la muovono, con tutto rispetto, questo modo di dire, si riserva, si addice alle squadre che lottano per la salvezza e per le quali anche un punticino nell'era dei 3 punti è comunque qualcosa di importante. Ovviamente c'è già una riduzione dell'obiettivo, perché fino alla partita scorsa bisognava almeno arrivare a secondi, adesso bisogna arrivare ai primi quattro. Guarda, le solite Svete cose, insomma, contraddizioni, la solita stucchevole tiritera affrontata con il sorriso beffardo
di chi sa che sta prendendo in giro la platea e soprattutto di chi sa che la platea è condiscendente nel farsi prendere in giro. Ezio, volevo un tuo commento sulle dichiarazioni di De Laurentiis. Io l'ho detto, lui sa perfettamente che il pubblico è in questo caso la parte verace, vuole questo tipo di atteggiamento, per cui non mi stupisce assolutamente, però le parole che ha usato non sono, diciamo, proprio il massimo, no? Lo scudetto dell'onestà, il fatto che ne avrebbero vinto altri, insomma, ha fatto un po' discutere questa dichiarazione. Ha fatto discutere anche perché, allora, intanto, ma io non so se questa bizzarra primavera che influenza il corretto funzionamento neuronale, però insomma poteva risparmiarsele, anche perché nel calcio italiano il più pulito alla rogna, e il fatto che qualcuno possa atteggiarsi ad onesto è semplicemente perché nella più bieca abitudine italica qualcuno è intercettato, qualcuno no, i documenti si nascondono o alla peggio si bruciano. Parlare di scudetto dell'onestà da parte di uno che probabilmente ha messo in opera la plusvalenza fittizia più clamorosa degli ultimi anni è, ecco, singolare. Mi sembra veramente di una sfacciataggine sequipedale. Qui parliamo di un giocatore acquistato dando il pagamento anche, sottolineo anche, tre ragazzotti sostanzialmente pescati a caso, che non sono mai andati dove sarebbero dovuti andare, probabilmente manco sapevano di andarci, e quindi insomma e anche tutta questa storia trita e ritrita delle irregolarità che avrebbero impedito al Napoli di vincere parecchi campionati, insomma, guarda, Massimo, cioè anch'io, se non avessi avuto delle irregolarità, sarei probabilmente stato sposato almeno due volte, una con Angelina Jolie, l'altra con Michelle Pfeiffer. Insomma, sempre se non ci fossero state irregolarità, magari avevo come concubine Scarlett Johansson e Michelle Hunziker. Insomma, il personaggio è quello che è, con tutte le sue contraddizioni. Più che altro bisognerebbe, e purtroppo non lo stiamo facendo nemmeno noi, dare spazio a queste, ma sì, ma sai, alla fine queste corbellerie, perché sono corbellerie. Sì, ma alla fine comunque sono sempre dichiarazioni che fanno discutere, noi le abbiamo commentate come sempre a modo nostro. Noi vi invitiamo a iscrivervi al canale e poi ci vediamo naturalmente prima, durante e dopo la partita, Ezio, come sempre. Tra l'altro, Massimo, mi fa specie che non abbia rivendicato anche la Champions morale, perché ovviamente noi sappiamo che loro gli scudetti hanno una bacheca piena di scudetti morali. Non ho notizie del Codacons, ecco, relative a rivendicazioni su un passaggio in finale di Champions League, che ovviamente secondo loro abitudini sarebbe stato rubato. E però ti dicevo di questa pazza primavera. Sì. Tutto questo vento magari fa male, perché un'altra dichiarazione che mi ha divertito moltissimo, sì, dimmelo, e che mi ha fatto dubitare veramente della sua salute mentale, è stata quella di Barella, che equipara il suo tipo di gioco
a Zidane. Guarda, non c'è più limite, non c'è più limite a nulla, Massimo. No, va bene tutto. È un po' come se Padoin qualche anno fa avesse dichiarato di non essere inferiore a Paolo Roberto Falcao, ecco, tanto per dire una. No, guarda, non ti cito la risposta di Cassano perché è stata, come puoi immaginare, da osteria. Quindi, Ma perché tu capisci il dialetto pugliese? ma ogni tanto sì, io lo capisco un po' perché posso parlarlo anche se vuoi. Non so bene che inflessione. No, battute a parte. Va così, non c'è più limite e la gente ormai si lascia andare a ogni tipo di dichiarazione. Ci vediamo domani, Ezio, anzi oggi, perché buon caffè a tutti per la Ci partita. vediamo più tardi in Esatto. questo orario stranissimo, stranissimo, non che le 18 sia un orario strano, ma in un giorno lavorativo diciamo che complica la vita a parecchia Esattamente. gente. Ma tanto, alla fede al banana, cosa vuoi che Vabbè, importi? anzi, sembra non farlo apposta. Grazie Ezio, iscrivetevi al canale e ci vediamo prestissimo. Grazie a te Massimo, buon proseguimento di giornata. Con tutti l'appuntamento è più tardi con il commento alla partita. Buon proseguimento, come sempre, oltre alla fine, aug. A presto.